Terza edizione di E Pescara in Mostra. Blasioli, si tratta di un'iniziativa importante per ricordare, anche per far vedere le foto della città di Pescara di oggi e anche di ieri. Sì, assolutamente sì, una bella vetrina che come Presidenza del Consiglio Comunale abbiamo portato avanti con un'associazione molto importante nella città di Pescara, nel mondo fotografico, che è l'Agenziana. E il terzo concorso si chiamerà anche quest'anno Pescara in Mostra, e quest'anno saranno borghi e fontane, non solo della nostra città ma dell'Abruzzo intero. Queste foto, in massimo di 4, potranno essere o in bianco e nero a colori, inviate nel link che troverete nei comunicati stampa e sul sito del Comune di Pescara, e poi ci sarà una mostra che si aprirà appunto a giugno all'interno del Vittoria Colonna, come nelle precedenti annualità, una mostra insomma per dimostrare a chiunque verrà a Pescara quanto può essere bello girare la nostra città e il nostro Abruzzo. L'obiettivo è quello di tenere sempre viva la memoria dei pescaresi attraverso queste iniziative. Sì, anche perché a Pescara ci sono tante fontane ancora presenti. Le fontane di oggi sono diverse dalla funzione delle fontane di una volta. Le fontane di una volta erano delle vere e proprie piazze, come le piazze di oggi, dove ci si incontrava per lavare i panni, per abbeverare gli animali, oppure per scambiare soltanto qualche chiacchiera. È lì che si sono anche conosciute delle famiglie di pescaresi, insomma, e poi sono giunti al matrimonio. Quindi, insomma, un modo bello per ricordare le fontane di Pescara, le fontane del nostro Abruzzo, e poi noi siamo proprio la regione dei borghi, è giusto farci conoscere anche a tanti turisti che arriveranno a Pescara, anche a seguito dei nuovi voli che verranno attuati.